supererò le correnti gravitazionali. Un suggestivo viaggio musicale ancora in compagnia di Battiato, senza conduttore, solo artisti, tanti amici per tante magiche melodie e dolci parole, scritte in libertà. Che cosa resterà di noi? Ogni artista ci mette il cuore e la voce e Battiato ritorna, a 40 anni esatti, dall'uscita della Voce del Padrone, uno dei suoi dischi più ascoltati. Forse il primo Artista Award, secondo te, quanti generi ci sono dentro la musica di Battiato? Nella musica di Battiato ci sono talmente tanti generi che non si può più parlare di genere. Vivo come un cammello. Quello che c'è nella musica di Franco non è altro che Franco, la pura essenza di Franco. Lui, l'artista e la persona sono la stessa cosa. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Era una persona che aveva tante cose preziose dentro di sé e era molto generoso nel donarle agli altri. Qui per Battiato è un'emozione. È un'emozione grandissima, sì. Cantare le sue canzoni ti dà un po' forza, no? Perché ti fa capire un po' di più come ragionava, come pensava, come scriveva. Non c'è soltanto la voce in Battiato nelle sue canzoni, c'è tutto un mondo che lo accompagna, che è suo, soltanto suo. Che il diavolo è mancino, è subdolo e suona il violino.